che le impronte che hanno trovato qua sopra sono simili a quelle del ricercato e ormai morto Trevor Philip. Mi scusi, signore, Trevor aveva un fratello e nessuno me l'ha riferito. Quindi vuole ucciderci tutti e tre e poi recapitare i nostri corpi. Ma cosa? Ma questo è pazzo! Lasciate stare mio figlio, merda! Oddio, cosa? Ciao belle cepagliacce, qua è Omega e benvenuti in questo nuovissimo episodio emozionante della vita reale da calciatore con il nostro Ronaldo Cristiano Ronaldo, suona meglio, il nostro CR7, ecco, facciamo così. Perché ragazzi, ci sono delle novità. Nello scorso episodio Ronaldo ha scoperto che suo figlio è stato rapito, Jasmine, la sua ex moglie, è stata rapita e Samantha, la vera mamma di Ronaldo Junior, che è moglie attuale di Ronaldo, sono state rapite. Saranno state rapite dalla stessa persona a cui sono state rapite da Ronaldo Junior? Ragazzi, non ne siamo totalmente sicuri, non siamo sicuri sinceramente di tutto quello che sta succedendo e non sappiamo nemmeno il perché. Infatti l'FBI, la CIA e tutti quanti ci stanno aiutando a indagare. E ho detto che avrei investito tutti i miei soldi per cercare il responsabile e soprattutto cercare Ronaldo Junior, Jasmine e Samantha. E ragazzi, in questo video vedremo forse qualcosa che nessuno si aspetta, per cui vi invito a guardarlo fino alla fine per capire cosa succede realmente a Ronaldo Junior. E alla fine video, ragazzi, come sempre, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram, quindi mi raccomando, venitemi a seguire, che lo trovate qui in descrizione, cercate Real Anthony, così se mi potete seguire, ragazzi, io vi saluto in tutti i prossimi video. Bene! Adesso vediamo un po' che cosa succederà nel video di oggi. Allora, eccoci ragazzi finalmente in questo video dove forse si scopriranno le carte e Cristiano Ronaldo magari riuscirà a scoprire o a tentare di capire cos'è che è successo in questi episodi. Allora, come vedete, siamo tornati a casa dove vi ho detto che anche a casa mia si stavano svolgendo delle indagini perché la governante, il governante e anche il povero pilota che è lì ragazzi steso a terra sono stati accoppati da qualcuno che hanno rapito appunto Samantha senza farsi vedere. Per cui ragazzi, sto cercando di indagare un po' con gli agenti dell'FBI e anche lui che è a capo dell'operazione. E ragazzi, mi stanno dicendo che a breve ci saranno dei risultati, che l'agente dell'FBI lì col telefono sta cercando di capire qual è il problema e a chi corrispondano le impronte del DNA che sono state trovate addosso ai governanti e ai piloti. Intanto qui gli agenti dell'FBI si domandano su chi possa essere stato, perché loro ragazzi fanno parte dell'intelligence e possono pensare chi possa avercela con me, quindi stanno cercando di capire se è un calciatore, può essere stato Messi, Ibala, insomma stanno facendo varie ipotesi, ma ragazzi, secondo me questa non è roba di un calciatore non fa una cosa del genere, cioè lo fa ma solo Messi praticamente. Messi è l'unico bastardo che potrebbe fare questa cosa. Quindi ragazzi, atteniamo un attimo notizie dal capo dell'operazione. Ok, ragazzi, quello che sta dicendo l'agente dell'FBI non ha senso, ve lo devo far sentire, cioè vi devo far sentire la loro conversazione tra Ronaldo. L'agente dell'FBI sta controllando addirittura tutti i tabulati dei carcerati e il capo dell'FBI che sta dicendo che le impronte che hanno trovato qua sopra sono simili a quelle del ricercato e ormai morto Trevor Phillips. Che io ovviamente l'FBI sa che l'abbiamo ucciso noi, perché per legittima difesa, perché aveva rapito Ronaldo Junior e Jasmine. Ma questa cosa non ha senso, ragazzi. Trevor è morto, lo sta dicendo anche l'agente dell'FBI, e quindi stanno dicendo come sia possibile che le impronte trovate sui governanti siano simili se non uguali a quelle di Trevor, quindi siano molto molto simili. E l'agente dell'FBI qui sta cercando sui tabulati del carcere un certo Travis Philip, che a quanto sembra, ragazzi, non era stato catturato, evaso dalla prigione e a quanto pare è il fratello. Cosa? Il fratello di Trevor. E nessuno me l'ha detto. Trevor? Mi scusi, signore, Trevor aveva un fratello e nessuno me l'ha riferito. Oh mio Dio. Ora le cose quadrano, ragazzi. Questo Travis, che dicono sia il fratello di Trevor, andato in carcere e poi evaso, deve aver saputo la fine che ha fatto Trevor e quindi deve aver rapito, di conseguenza, Ronaldo Junior, Samantha e Jasmine. Ora è tutto chiaro, ragazzi. Ora capisco tutto, più o meno si capisce qualcosa, anche se non mi era mai stata detta da nessuno questa cosa. Allora, ragazzi, il problema è che non siamo sicuri di questa teoria, perché l'unica via di uscita che abbiamo è questa qui, che le impronte possono combaciare con quelle di Trevor Phillip, quindi significa che
ha un fratello e che il fratello abbia saputo tutto. Purtroppo l'agente dell'FBI sta dicendo che questa è l'unica via da seguire, l'unica strada, non abbiamo altre chance alternative di cercare appunto qualcun altro, qualcos'altro. Quindi stanno già mettendo in contatto l'FBI. Allora che stiamo aspettando? Di andare a mettere sotto sopra la casa di Trevor e l'altro rifugio che non so, loro la chiamano la torture room perché Trevor torturava le persone lì. E anche Travis a quanto pare sapeva. Allora che stiamo aspettando? Andiamo! Andiamo! Porca miseria, andiamo! Veloci! Veloci! Mi entro già in macchina, quello io, porca miseria, veloci! Ok, ragazzi, attenzione perché adesso c'è uno switch importante e come vedete siamo il piccolo Ronaldo Junior che poverino non sta capendo niente, sta naspando nel fango, nel cemento più totale senza riuscire a capire nulla di quello che gli sta succedendo. Allora, ragazzi, aspettate, ho un po' di confusione. Quello dovrebbe essere Michael, già lo conosciamo, era un grande amico di papà. Ma come? Un grande amico di papà? E ci ha fatto rapire. Ragazzi, qui c'è qualcosa che non va. Allora, non riesco a capire bene. Ci sono altri due di fronte a me che sono praticamente uguali. Che, oddio, ragazzi, Ronaldo Junior non lo sa. Però quello di sinistra è Franklin, lo conosciamo tutti. Quello di destra, invece, è il suo fratello maggiore, che non avete mai visto e che è questa prima volta che fa la sua comparsa su GTA. Ok, ragazzi, allora non cadiamo nel panico, cerchiamo un attimo di capire la situazione. Siamo deidratati, siamo fottuti, stesi a terra senza forze. E tra l'altro, Michael sta pregando di non ucciderci mentre, cioè, vi sto raccontando un po' la loro chat vocale. E Travis sta dicendo che li vuole ammazzare perché noi abbiamo fatto uccidere suo padre, cioè suo fratello. Dio, che casino, che bordello. Trevor è morto per colpa nostra e Ronaldo deve pagare e quindi vuole ucciderci tutti e tre e poi recapitare i nostri corpi. Ma cosa? Ma questo è pazzo! Vuole recapitare i nostri corpi alle rispettive case? Ma che hai fumato? Non sto capendo niente, hanno stordito la mia Jasmine, hanno stordito mia madre. Ragazzi, non c'è altra scelta, devo provare a scappare, uscire da quell'uscita, da quelle scale. Non si sono ancora accorti di me perché ho gli occhi mezzi socchiusi, quindi Ronaldo Junior, forza, alzati e cerca di scappare via. Ok, Ronaldo Junior, scappa! È il tuo momento, scappa, piccolo, che non ti vedono! Oddio, ragazzi, mi sto sparando! Cosa? No! Ronaldo Junior! Oddio! Travis ci ha sparato, ragazzi! Dov'è Ronaldo quando serve? Dov'è CR7? Siamo sul punto detto dall'FBI. Una squadra è andata al camper vecchio di Trevor, l'altra nella torture room. Speriamo di trovare qui dentro Trevor, ragazzi. Oh, ma che state aspettando? Mio figlio e mia moglie e la mia ex moglie sono là dentro, porca miseria. Vabbè, faccio io, entro io, va. L'FBI ha accettato di farmi venire con loro a condizione che abbia il giubbotto antiproiettile e una pistola. Mi va benissimo. Banzai! Lasciate stare mio figlio, merde! Oddio, cosa? Oh, che diavolo sta succedendo? C'è una pistola. Oh mio Dio, ragazzi, non sto capendo niente. Cosa succede? Che ci fa Michael qui? Oddio, che sta succedendo? Jasmine, Samantha! È finita, stronzi, vi abbiamo beccato. Ma dov'è Ronaldo Junior, raga? Aspettate, ma io quando ho sceso le scale lo avevo. Cosa? Ronaldo Junior! Figliolo! Che avete fatto a mio figlio? Ragazzi, chiamate subito un'ambulanza, ci penso io, ci penso io, ci penso io. Allora, ragazzi, non so che sta succedendo. Ronaldo Junior è a terra, c'è sangue, non mi dire che gli hanno sparato. Ragazzi, sparateli subito a questi infami, dovete sparare adesso. Porca miseria, dovete sparargli adesso. Ho sparato a mio figlio quell'animale. È un grande malinteso perché sennò adesso l'FBI arresterà tutti. Non sappiamo adesso come andrà a finire. Ho detto di allontanarti da qui e di lasciare in pace Jasmine e Samantha. Vale anche per voi tre, non siete esclusi. Franklin, ragazzi, sta dicendo che non c'entra niente. Non mi interessa, adesso dobbiamo risolvere questa situazione. Anzi, la situazione, ragazzi, la risolverete voi con i vostri commenti. Come vorreste che andasse a finire tutto ciò? Quindi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel like per supportare l'episodio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdere assolutissimamente l'episodio finale e per sapere come va a finire tutto ciò. Quindi, mi raccomando, non perdetelo. E come ho detto anche all'inizio video, ragazzi, sono le ultime 5 notifiche di Instagram. Saluto Joden23, Sasi Russo, Leandro D'Angelo, Fabrizio De Rose, Paolo Andolina. E ragazzi, niente, siete voi 5, quindi oggi questi sono i 5 prenotati di oggi che ho salutato. Quindi, se anche volete essere salutati, ragazzi, fate come Ronaldo che prende il telefono e mi viene a seguire su Instagram, come sta facendo, anche se questo non è il suo dissemente momento di venirmi a seguire su Instagram per Ronaldo. Ma ragazzi, fatelo, così vi posso salutare in tutti i prossimi video. Quindi, ciao.
cercate Real Anthony e venitemi a seguire. Bene, direi che l'episodio è finito, ragazzi. Non so per quale motivo l'FBI ancora non dice di sparare il grilletto. Ed è stato qualcosa di epico. Ditemi voi come vorreste che finisse, insomma. Quindi per questo video è tutto, ragazzi. Grazie a tutti per la visione. Qua è Megozzo e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!